Non è vero, ti prego, mandami i beat, altrimenti mi ritroverai sotto una... Di cosa cazzo stai pa... Alexa, quando è che finiranno i temporali? Domani a Milano? Alexa, stop! L'ho capito. Quello che ti sto chiedendo, Alexa, è quando finiranno i temporali domani a Milano. Alexa, stop! Non capisco un cazzo! Voglio sapere quando terminano i temporali, perché io non so come devo vestirmi se ci sono 25 gradi massimi! E se c'è il temporale devo portarmi anche l'ombrello? Magari un cappuccio? Io non posso fare tutte queste cose senza preavviso! Don't miss a moment of this voce nasale. Ah, c'ho raffreddore e il mal di gola. Io se vado a letto morirò. Ma chi me lo fa fare? Io sto a morire stando qui. Non è vero e ti perde. Grande Kuroreda, la gang incandescente, le luci sono accecanti. Che storia, bro. Chi si aspettava che avresti dato fuoco al palco così? Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè... MC Dramma, ovvero io. Oh cazzo. Faccio presentatore, ma sono allenatore, e se c'è da lottare non mi faccio pregare. Ah sì? Allora mi presento, il mio nome è Kuro Naeda e la prossima volta che vedrai uno spettro sarà perché prendi la corda e la sedia. No! Perché poi con corda e sedia lanci il laso e catturi gli spettri. Ma come spettro? È arrivato il momento. Oh. Ok. Piede di Corin, piede di Corin, gioco di merda, non spreco dei soldi. Piede di Corin, fratelli morti, saluta mamma nei loro ricordi. È bella tua cugina, ma chi è? La sua rivelazione è un cliché. Dopo il genocidio, parse il sire, il movente ancora non la posso dire. Braccio di Zeke, esce il demonio, prendi il mio corpo che è tempo dell'odio. Un cuore ricolmo di vuoto, abbraccio dell'obra, qui sei devoto. Skill occulta non parte, ma io impugno la Ragnel. 21%, ma poi che dite? 19x2 con la Londite. Ether save, luna load, ci vorrebbe un miracolo. Luna load, si è attivato miracolo. Cura da mista, finiti turni, arrivato una sera. Luna loda, c'ho 2 PV, che sto stronzo è davvero P. Luna loda, ora un crollo. Luna loda, luna loda, luna loda, ma non mollo. Hai perso un follow, etere save ed ancora etere. Una KP, ma non ci voglio credere. Ho il sorriso, mi sembra vero, che ho ucciso il cavaliere nero. Lo volevate? Allora, iniziamo a prendere documenti prima che... divento Lauren, spacco casse come se non me ne importasse. Questa cosa non so cosa sia. Sì, la spacco, poi arriva la polizia. Ma che cazzo, vado in giro con Kuro e 7 marzo. Oh, ok, io, attenzione, qui qualcuno si farà male, ma tanto questo qualcuno è Babbo Natale. Wow, neanche Trap Remix pure. Va bene ragazzi, volevo fare una gag stupida. Mancano esattamente 322 giorni a Natale, nice, vero? Non capisco che cosa voglia la macchinina da me. Voglio solo arrivare a destinazione. Perché mi vuoi del male, maledetta? Io non ce la faccio, non ho più carburante, sai. Perché ora devo andare qui. Se ci impiego un po' troppo, tu andrai a morire sotto le rotaie. Cosa vuoi che faccia io? Ti faccio il culo, cazzo!
Finta destro. Faccio finta destro come se fossi su Punch Out. Tu mi guardi in faccia ma è già un knockout. Tu sei KO, invece sono Kurona Eda del Kurona Eda Live Show. Devi stare in silenzio perché io sono meglio. Ti faccio sveglio, pacca, due colpi e sei sveglio. Perché ora stai dormendo. Sleeping on me. Io gioco a Pokémon XD, XD. Lo mando in chat su Telegram. Kubiru Bosawa. Io andavo in giro, curiosavo. A vedere che cosa c'hai in conto in banca. Sollevo 130 kg di panca. Sollevo 130.000 in banca. Non è vero, ti prego, mandami i bit, altrimenti mi ritroverai sotto una... Di che cosa cazzo stai fa... Alexa, quando è che finiranno i temporali domani a Milano? Alexa, stop! L'ho capito. Quello che ti sto chiedendo, Alexa, è quando finiranno i temporali domani a Milano. Alexa, stop! Non capisco un cazzo! Voglio sapere quando terminano i temporali, perché io non so come devo vestirmi se ci sono 25 gradi massimi! E se c'è il temporale devo portarmi anche l'ombrello? Magari un cappuccio? Io non posso fare tutte queste cose senza preavviso! Don't miss a moment of this voce nasale. C'ho raffreddore e il mal di gola. Io se vado a letto morirò. Ma chi me lo fa fa? Io sto a morire, stando qui. Non è vero, è di per te. Grande Kurona Eda, la gang è incandescente, le luci sono accecanti. Che storia, bro. Chi si aspettava che avresti dato fuoco al palco così? Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè... MC Dramma, ovvero io. Oh, cazzo. Faccio presentatore, ma sono allenatore. E se c'è da lottare, non mi faccio pregare. Ah, sì? Allora mi presento, il mio nome è Kurona Eda e la prossima volta che vedrai uno spettro sarà perché prendi la corda e la sedia. No! Perché poi con corda e sedia lanci il laso e catturi gli spettri. Ma come spettri? È arrivato il momento. Piede di Corin, piede di Corin. Gioco di merda, non spreco dei soldi. Piede di Corin, fratelli morti. Saluta mamma nei loro ricordi. È bella tua cugina, ma chi è? La sua rivelazione è un cliché. Dopo il genocidio, perse il sire. Il movente ancora non lo posso dire. Braccio di Zek, esce il demonio. Prendi il mio corpo che è tempo dell'odio. Un cuore ricolmo di vuoto. Abbraccio dell'Obra, qui se ne voto. Skill occulta non parte. Ma io impugno la Ragnar. 21%, ma poi che dite? 19x2 con la Londite. Ether save, Luna load. Ci vorrebbe un miracolo. Luna load. Si è attivato miracolo. Cura da mista, finiti i turni, ripato una sera. Luna loda, c'ho 2 PV, che sto stronzo davvero P. Luna loda, ora un crollo. Luna loda, ma non mollo. Hai perso un follow, etere save ed ancora etere, una KP, ma non ci voglio credere. Ho il sorriso, mi sembra vero, che ho ucciso il cavaliere nero. Lo volevate? Allora, iniziamo a prendere documenti prima che... divento Lauren, spacco casse, come se non me ne importasse, questa cosa non so cosa sia, sì, la spacco, poi arriva la polizia, ma che cazzo, vado in giro con Kuro, è 7 marzo. Attenzione, qui qualcuno si farà male. Ma tanto questo qualcuno è Babbo Natale. Neanche Trapper Mix pure. Va bene, ragazzi, volevo fare una gag stupida. Mancano esattamente 322 giorni a Natale, nice, vero? Non capisco che cosa voglia la macchinina da me.
salve ragazzi e benvenuti al Kuro Naeda Live Show. Kuro Naeda, il live show. Bastarda, bastarda. In prima fila al tuo posto. Ora rilassati un po'. Vuoi trovare il contenuto giusto? Perderai la testa per questo show. Non hai più scuse per non restare qui. Da solo capirai che è fatto così. Tra giochi e risate ti incanterai. Kuro Naeda Live Show. Salve ragazzi, vi do il benvenuto a un nuovo episodio del Kuro Naeda Live Show. Ciao ragazzi, ciao Viv, come stai? Pazzesco indeed. Pazzesche le novità che ho in testa e che ho sotto mano. Ma andiamo con calma, non corriamo. Anche perché... per forza di cose dovrò fare una intro oggi. E qualcuno di voi potrebbe anche chiedersi perché? Cosa cambia oggi dagli altri giorni? Ebbene, sul Telegram c'è stata una votazione sul gioco da fare stasera. Ed è uscito Cassette Beasts, no? Meraviglioso Cassette Beasts, è un gioco che a me piace un sacco. C'è solo un piccolo problema. Che Cassette Beasts è nella libreria di Religor. E Religor sta giocando. E io ho detto, ma l'hai votato tu il gioco! E quindi per intanto non posso farci niente. Ma ho delle notizie. Ma prima delle notizie, assicuriamoci di avere la libreria disponibile. Quindi dovrò fare una chiamata. Mettiamo un po' di... Un po' di pepe. Questo potrebbe essere un... risponde la segreteria telefoni. Questo potrebbe essere un problema, in effetti. Potrebbe rivelarsi un problema, non andrò a mentire. Ma vediamo. Per intanto, spiegherò una piccola, grande emozione, effettivamente. Ma se mettiamo un remix... Allora, Viv, ci sei ancora in chat? Perché ho una grande notizia. Ci sei, perfetto. La notizia è che... oltre a che mi arrivano ancora dei messaggi... mi sono messo in contatto con niente po' di meno che la doppiatrice di Nagatoro. Esatto, Nagatoro di Vacanze Estive, la serie. È stata gentilissima e disponibilissima e mi sono messo in contatto con lei
ci ho chiacchierato e non confermo nulla, ma ha dato la sua disponibilità per un'intervista. E vi dirò di più. Non soltanto lei. Qui metto due mani avanti perché mi sa che una non basta, ma ha detto che avrebbe fatto richiesta al maestro Alcini. Di persona. Cioè lui. E potrebbe essere ospite intervistato al Kuro Naida Live Show. Qui lo dico e qui lo nego, nel senso che in realtà lo negherà lui nel dubbio. Però questa è l'intenzione. Quindi, se effettivamente tutto va come deve, e in realtà ora sono anche in contatto con un'altra persona che lavora in questo mondo, che ora mi sta anche scrivendo su Instagram, non so se visualizzare il messaggio. Ora, insomma. Un piccolo audio. Quindi, Viv, cosa ne pensi di tutto ciò? Io, cioè, capiamoci. Oltre al fatto che questa potrebbe essere, questo canale potrebbe ospitare, grazie al sub goal, un corto stile alciniano, e io già in questo weekend ho lavorato per fare un piccolo anche, stavo già un pochino fantasticando sui personaggi, sulla sceneggiatura e sui doppiatori ovviamente da contattare, perché ovviamente la mia fortuna è che lavorando nell'ambito, ma addirittura se riesco ad avere la benedizione del maestro, la benedizione del maestro in sé, se no addirittura una guida alla sceneggiatura, però vabbè, vorrei farla più una cosa mia, no? Perché se c'è il suo tocco ovviamente diventa magico di per sé, però vorrei fare una cosa nel suo stile, no? Sai, l'imitazione è la più sincera forma di flattery, come si dice, di lusinga, no? Ma nel frattempo, se io riprovassi a... ad aprire un videogame. C'è Religor su Fallout! Religor, sono in live! Mi serve Steam! Hello! Ciao Willis, come stai? Pazzesco per davvero. Willis, non so se hai sentito cosa ho detto poco fa, ma lo ripeto molto volentieri. Il punto è che mi sono messo in contatto con la doppiatrice di Nagatoro della serie di vacanze estive e potenzialmente lei ha dato disponibilità per un'intervista. Forse anche un'altra doppiatrice, sempre del mondo alciniano, e forse farà il nome e di conseguenza, se accetta, Alcini stesso verrebbe al Kuro Naida Live Show a rispondere alle mie e alle vostre domande, che per quanto io lo prenda in giro, io amo il suo lavoro. E io sono convinto che lo stesso facciate voi. Perché davvero ti viene incollato. E io di questa cosa voglio anche parlargliene. Perché lui sicuramente, probabilmente tanta gente l'ha anche insultato, perché è internet, e l'internet purtroppo è sempre così. Però, cioè, capite la situazione. Bello, bello intenso. Cioè, internet purtroppo c'è sempre questa cattiveria, anche senza motivo,
L'ho ricevuta persino io. Beh, io non ho fatto nessun passo avanti particolare, quindi figuriamoci chi invece qualche passo particolare lo fa. D'altro canto, io sono legittimamente curioso. Senza contare che, ripeto, come vedete lassù, io ho intenzione addirittura di farci un corto in stile al cinema, quindi voglio dire, un pizzico probabilmente ce l'ho di stima, Quindi sono molto emozionato, molto emozionato. Vediamo come si riesce a fare. Vediamo come si riesce a fare, perché è un lavoro che io ho apprezzato un sacco, voi probabilmente avete apprezzato un sacco, quindi... Beh, che dire. Ora devo soltanto... capire invece una cosa. Religor, dove cazzo è? Io non posso giocare al videogioco senza che Religor esce da Fallout. Sempre come... Ma Drico... Io non posso giocare al gioco senza che Religor esce da Fallout. Ma l'ha votato lui sul gruppo! Che stasera giocavo Cassette Beasts! Risponde la segreteria tele... Ma chiacchieriamo nel frattempo, ma perché giocare subito ai videogiochi? I videogiochi ci hanno tolto questa cosa qui di parlare, no? Ma quindi parliamo, ma stiamo in compagnia, come stai Drico? Come stai Willis? Parlatemi delle vostre avventure, cosa avete fatto di bello di recente? Mandagli un vocale, ma gli ho scritto ovunque. Aspetta, mi scrivo anche su WhatsApp. Potrei giocare ma non impareresti nulla. Potresti giocare ma non impareresti nulla. Non l'ho capita. Ti mando la foto di quello che sto facendo su Discord. Se si può vedere, sì, volentieri. Perché le cose si imparano soffrendo. Ah, beh, certo, perdonami, dimenticavo questa peculiarità. Comunque, Drico, lo ripeto per la terza volta, ma tanto per ogni persona lo ripeterò, non è un problema perché talmente mi mette gioia. Tipo, non ce l'ho Religor a uscire da Fallout, esatto. Vado un attimo e busso casa. Ma perché è come si dice... Vi faccio vedere... Cioè, quello che vedo io. Religor... Fallout 4 e... Io Religor sono in live, mi serve Steam. Io che piango. Però vabbè, non è quello il punto. Lo ripeto ancora una volta, perché è una grande gioia per me. Drico, mi sono messo, ogni volta che lo dico, sempre più stretto. Sono in contatto con la doppiatrice di Nagatoro della serie di vacanze estive di Alcini. E lei ha proposto, cioè ha accettato la mia proposta, comunque l'ha considerata, ora non voglio mettere le parole in bocca, di fare un'intervista. Tra un po' arriva. Chi l'ha detto? Oddio! Oddio, c'è! È la lore del disegno. Minchia, ma mandano Wall of Text? Questa che la metti in bocca? Le parole? Non le metto le parole, no. No, vedo Religor che non c'è più la ZZZ. Non sta più dormendo. E ti dirò di più, Drico. Potenzialmente lei potrebbe dire ad Alcini, stesso egli, il maestro Sciarcelle, di venire qui in live. E di permettere... l'umile presentatore Kuroneda del Kuroneda Live Show di intervistare Sciarcelle, Federico Sciarcelle Alcini. Esatto, ragazzi. Esatto. Io intervisterò potenzialmente Alcini.
Quello è solo l'inizio. Ragazzi, ma avete idea di cosa vuol dire poter fare tutte le domande che voglio? Con rispetto, ovviamente, perché comunque io lo prendo in giro, ma rispetto il suo lavoro. E questa è la cosa divertente, no? Poi io non so se lui comprenda la comicità del suo lavoro, la metacomicità, perché a volte fa ridere le battute che lui mette, a volte fa ridere le battute che lui non mette, ma che esistono a prescindere. Però è bellissimo ciò che fa. E io potrò fargli qualunque domanda, e anche voi! Cioè, avete idea di che live uscirebbe? Una cosa assurda, ragazzi. E poi, ovviamente, a prescindere che vi sia o no al Cini di per sé, io sono anche curiosissimo. Intanto ho sentito i lavori della doppiatrice Lina Gatoro, che comunque è una doppiatrice professionista. Vabbè, ma si era capito, diciamo. Si era sentito il fatto che sapesse decisamente il fatto suo. Quindi... Pensa quante pagine farò quando scriverò la serra, la scuola di medicina, cattedrale e mausoleo. Ma infatti stai facendo un bel lavorone, ma scusami, ma la vuoi un po' mandare? È una cosa... I giochi di Religor sono disponibili! Incredibile! Ci siamo! Abbiamo il videogame, ragazzi! Abbiamo il videogame! I got that. Ma perdonami, ma... Open the curtain. Don't miss a moment of this experiment. Raffreddore e il mal di gola. Se vado a letto morirò. Ma chi me lo fa fa? Oh, io sto a morire stando qui. Eccoti, ciao Religor. Tranquillo, ben chiacchierato nel frattempo. Prevedo la macrosezione del mausoleo e la grossa per le sue stanze. Ma poi la invierai ai creatori? Nel senso, lo traduci in inglese, ma vorrei comunicarlo. Voglio dire, cioè, se facciamo un bel lavorone. E ora cena. Ma non preoccuparti. Allora, noi eravamo tornati qui, dove... Bonjour. Dammi il nastro base, tutti quelli che hai. Sono solo 4, mamma mia. Cioè, nonostante io abbia farmato un bastardo. Allora, le quest che possiamo fare, intanto. Questa cosa che è... Vabbè, un po' di cosette ci sono da fare, quindi senza problemi. Allora, ricordiamo come il gioco intanto. Allora, gruppo. Abbiamo il mortone. Lui ha Cronoxley. È davvero figo Cronoxley. Mamba anonimo, la sirenata, che è molto molto vicino per evolversi. L'introvelfo e il dandy leone. Va bene. Il canale trovo in inglese, posta la sua Reddit, forse diventarte. Ci sta, legittimo. Lei, signore? Hey. Hai trovato il legno? Ok, no, in effetti non l'ho ancora trovato. Allora, io direi, nel frattempo, iniziamo un pochino ad ammazzare un paio di questi stronzetti che tanto... Livello 1, poracci. Che nel frattempo abbiamo il... Il mortone comunque mi piace da morire come nome. Il mortone. Facciamo un pochino di farming di plastica. Amo la plastica. È una roba fantastica. Mi piace. Plastica sulla bra. Oh, è praticamente ogni volta che li sconfiggiamo. Ma Croxley è KO? Perché non posso usarlo? È 0 HP? Ma perché non ci siamo curati? E dopo andiamo al... qui vicino c'è il... cosa? Cioè, no? Possiamo curarci?
Ora ricordi che... Esatto, del fatto che... Se c'è qualcosa... Se si avvia il gioco. Che... no, ma perché se... mi sa che devi essere comunque fuori. Allora... Possiamo parlare con lui nel frattempo? Beh, devo tornare ai miei allenamenti. Non posso salvare il mondo se non sono al top della forma. Forse un giorno troverò qualche attrezzo ginnico spiaggiato sulla costa. Sulla costa. Ah, ok, tutto qui. Non dice nient'altro. Va bene. Non mi fa ridere perché il mio personaggio sembra che abbia tipo 30, 35 anni e vado in giro con i ragazzini... ma funziona comunque, sai che non ne sono sicurissimo? Cioè, volendo mi fido di te, ci mancherebbe. Vola! Oddio, ce l'ho fatta. Isole del Sud. Aspetta, ma se io facessi... Faccio la pazzia, ragazzi. Oddio! Ghiacciello! Ma è bellissimo! È un conostaccio al 15, ma sono fortissimi. Aspetta. Carica, molla! Io voglio un ghiacciello! Muro elementale, no! Martello giocattolo. Ti metto dentro un barattolo. Ma ho sentito un miau era del gioco? Allora... colpo. Il ghiacciello si affila. Non importa se non ti piaccio, io sono un uccello di tipo ghiaccio. E mi lecco le palle. Tu che ci vuoi fare? Vai Eugenio, ammazza il crostaceo. Bro, devi staceo. Pure. Finisce molto male. Te lo dico, amico mio. Usiamo nastro base. Vai, cattura. 9%, me coglioni. Orco 2. Ma cosa ha ammazzato? Mica l'ho così shottato. Merda. Posso provare a fare doppia registrazione, scusa? C'è in due a registrare? Sì! Beh, sta registrando in due! Yes! Ghiacciello! Vedo solo come sempre. Ma dopodomani probabilmente faremo Ghost Trick. O domani, chi lo sa? Vediamo. I ghiaccelli hanno becchi a ghiacciolo, con cui respingono gli aggressori. Nei climi più caldi, i loro becchi si sciolgono completamente, perciò i ghiaccelli si trovano quasi esclusivamente nelle fredde alture di Monte Wirral. Ma non è male. Guarda quanto è veloce. Attacco melee, ma è fortissimo. Sì, va bene, Relegor. Cos'è che ho ottenuto? Fuoco di risposta. Ah, quando mi attacca da distanza colpisce. Ok. Poi introvelfo dona PA. Ok. Spore. Va bene, legittimo. Vuoi sfidare questa fusione fuori controllo? Sì! Facciamolo! Perché no? Meta scudi errante. Cos'è? Due scudi erranti in una botta sola. Tanto io metto già un muro elementale. Poi braccia in alto. Mi preparo. Carica molla.
Karate metallico, mi hai fatto male. Sono disturbato. No, merda, non posso fare un mutare mentale perché... Ciao Angela, come stai? Che bello averti qui. È bello averti qui, così possiamo parlare. Ma ora devo fare male a sto pezzo di merda. Ho martello, è un giocattolo. Ma domani ti metto il cadavere nell'attico. Mannaggia te, io sono un tipo pratico. Tu mi fai il karate, mannaggia la miseria, che male. Per finire di cenare, tu come stai? Ma ti prego, no. Ok, sirenata time. Ma sono Dandy Leone che ha le spore? Lo addormentiamo? Mica me ne ero accorto! Eccoti qui, 18 mesi! Ma hai la nuova... Thank Barbados! Hai l'icona di 18 mesi ora! Eh sì! Bellissima! Grazie mille per la sub, Eligor! Tu come stai? Bene, devo dire. Un po' stanchino, non so perché, ma di recente c'ho un sonno... Boh! Quindi davvero c'è da farsi delle domande. Non so perché ho così tanto sonno. Prosciugato. Spore sonnacchiose. Vai, facciamo addormentare. Vai. Gnam! Ti mordo, ti mangio. Domani tu muori. Ma ora ti faccio mille orrori di ogni tipo. Ti faccio una stella cadente caduto e il tuo dito. E ha ragione, c'era a farsi delle domande. For real. Non è che tank Dandelion comunque, eh? Colpo! Dormi ora. Oh! Bellino che hanno gli occhietti chiusi. Beh, direi... Ariete? Morso che mi curo, vai. Prosciugato, vai, prosciughiamolo. Sonnambulismo? Scusa, nel sonno possono attaccare? Che Angela, sei una pazza. Vado un attimo a prendere da bere. Mia stanza non risponde. Mannaggia. Verifica connessione di rete e alimentazione. Alexa, spegni la luce. Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Di nuovi clienti.
Cosa abbiamo qui? Sembra quasi uno dei miei piccini. Amo quando dormono. Quando dormono sono così vulnerabile. Come state, cari? Come state? Sempre un piacere vedervi. Sapete, sono stato molto occupato di recente, molto occupato. Tanti clienti, tanti pazienti. E tante persone a cui fare dare una piccola svegliata a tutto qui. Che cosa abbiamo invece? Creature che combattono. Salve, Angela. Come stai? Creature che combattono, come i polli. Amo questa cosa. Cosa abbiamo? Morso? Oh, mi piace mordere. Mordi, mordi. Prosciuga, mi piace. Far addormentare, prosciugare. Tutte cose che amo. Beh, che dire. Mordi! Oh, io sto bene, sono solo molto, molto preso dal lavoro. Sai, si è detto che in questo periodo la gente con il raffreddore sparga meglio alcuni tipi di malattie. Quindi io ho detto, perché non farne una tutta mia? Di cura, si intende, mica di malattia, ci mancherebbe. Quindi, mi sto andando da fare tutto qui. tanto lavoro. Ma del resto lo faccio volentieri. Dormi, ti prego, dormi! Ti chiedo di dormire. No! Perché? Dormi! Forse quei funghetti non erano così curativi. Ecco! No, ma pensa a te, due in uno. Curioso. Ah, dormi, bravo. Allora facciamo così. Potremmo prendere un bel morso e colpirlo e prosciugarlo. Prosciugarlo nel sonno, sì, sembra una buona idea. Prosciugalo, sì. E poi potremmo colpirlo mentre dorme. Mi sembra un'ottima idea, un'ottima idea. No. Colpissilo! Sì, mi piace dare ordini a queste creature. Come si fanno a tenere? Dovrei poterli vedere da vicino. Sì, fuggi. Sonnambulismo. Sì. Peculiare. Peculiare ma divertente, devo dire. Sì. Se attacchi nel sonno, cosa succede se io non ti faccio più svegliare? Sono solo un po' curioso, ragazzi. Vinto! Bene. Ma che dire, il mio credo di averlo fatto. Beh, ti ringrazio.
e a sembrare molto in fretta. Detto ciò, mi sa che devo tornare a fare le mie operazioni. Hasta la vista, baby. Ho trovato un camparino. Non mi pare il caso. Oltretutto che non ho una pribottiglia, ma poi non ho neanche. Mi metto a bere alcol ora. Finisce male. Eccoci qua. Ci eravamo lasciati che avevamo finito una battaglia. Madonna, quanto l'avevo preso. Che avevamo catturato l'uccello. Come sei arrivato a Nuova Wirral? Che vuoi? Aragostacolo? È l'evoluzione di... Bellissimo, l'evoluzione del... No, meraviglioso. Ond in Berserk il veleno. L'obstacle. Aragostacolo. Fa un muro elementale. Ah, fa un muro elementale al suo alleato. Pensa a te. Spugnalata tossica! Hola! Kaio Kuro! Come stai, Al Shadow? Allora, io oserei dire, noi lo attacchiamo, ma potrei anche semplicemente... Attacco a distanza, a fila invece attacco in mischia. Facciamo a fila. Tutto bene, tu? Oltre alla stanchezza, devo dire bene, devo dire bene. Multicolpo. Ma basta? Ah, miseria! Plastica... Eh sì, giustamente, lui è tipo plastica contro astrale... Ok. Vabbè, non di umore di veleno. Ottimo. Colpo. Colpo vendicatore! Ok. Ora, direi un bel morso e pugnalata tossica. Andremo a vincere. Andrò in Berserk, avvelenato e morso. E che sono tankosi, sti qui. Lo conosci sto gioco, Al Shadow? L'avevi già visto l'altra volta? Aspetta, perché forse avevo fatto... Stella cadente forse meglio. No, a prescindere lo potenzio. What the fuck, why? Vabbè, non è un problema perché tanto ormai... E voilà! Cos'è? Si trasforma di nuovo? Salamagus? C'è una salamandra mago? Minchia, io glielo rubo. Se potessi glielo ruberei. Ma stai scherzando? Salamagus. Pugnalata tossica! Madonna mia, che male! Però io l'ho alimentato perché veleno sul fuoco. Però, sti cazzi, non fa neanche un turno. Poraccio. La Salamagus tanto è dal latino, quindi salamandra, anche salamander e salamandra è uguale. Ricordo di aver avuto un'esperienza extracorporea. Fluttuavo sopra il mio corpo nel letto e poi un vortice mi ha risucchiato. Un attimo dopo ero qui. Mi fa piacere, ma non te l'ho chiesto. Terre morte. No, non mi hai visto. Cosa succede se lo premo, scusa? Cosa succede se lo premo? Fammi un attimo.
mettere il sassolino. Certo, il sasso lo sta premendo tipo di sfuggita, ma... E qui? Non c'è una folata di vento. Qui immagino che debba avere ancora qualcosa per distruggerle. Ma curiosità, ma chiedo a te, Relegor, Mamba Anonimo si evolve ancora? Perché altrimenti... scarto, nel senso, con tutto il bene che posso volergli. Ma mi spiace che Ronxley non sia. Se riesci a battermi ti racconto un segreto. Va bene, cacciatesori. Un dandy leone, non pensi che sia un problema per me? Ti farò il culo. Ti farò il culo! Provocazione! Stella cadente! Provocazione! Ok, allora... Boato sonico! Perfetto, stadio base, primo stadio su uno stadio, ottimo. Sradicato. Morso! Ah, tutto qui? Minchia, te la credevi un botto per non saper fare un cazzo, amico mio. Spacca mattoni. Colpisci più volte ciascun membro di una squadra. Minchia. Bene. Well, secondo la leggenda, solo chi ha il giusto carattere può sopravvivere su quest'isola. Ti sembra Comic Sans o Times New Roman? Vabbè, affanculo. Che battuta del cazzo. Ehi. Hey. Ehi, ti piace la storia? Qual è stato il tuo evento preferito del XX secolo? Consulente di storia. Balzo Spello. È l'evoluzione del saltatore? Per cosa vuol dire balzo spello? Sai che non l'ho capita? Hopskin. Cos'è Hopskin? Sai che non so cosa dovrebbe voler dire? Proprio mi confonde. Minchia che male. Tutto qui? No, ecco. Lanciolino, l'evoluzione dell'altro. Ma dai, me li stanno spoilerando, bastardi. Prendevi entrambi. E va bene, 1v1 non è un problema per me. Vuoi fottere con me? Beh, ci puoi provare, amico. Merda, dai! Morso! Ariete! Merda. Palangolin. Vai. Sono ancora incazzato. Pugnalata tossica! Gah! Il metallo. Quindi ora è diventato tipo metallo lui. Come del resto poi il tipo roccia, no? No, no, ultimamente pure la schivata andando a morire il veleno, coglione. Bibu bu bum. Lui mascherato, sì. Il mio evento preferito del XX secolo è stato l'accordo di pace tra umani ed elfi negoziato dalle Nazioni Unite del 1948. Senza di esso le cose sarebbero andate molto diversamente. Ah sì?
Pensati, nel suo mondo, quanto pare, gli elfi hanno fatto pace. Nel nostro ancora no. Non riesco, Beh, qui c'è un falò. Ti accampi qui? Sì. Allora, deposito nastri intanto. Ma scusa, Falenic... Dai, manca un niente per level upparlo, però... Ghiaccello invece, sai che lo voglio? Aspetta, devo avere... Ah, gruppo. All'introvelfo a me fa ride. Dandy Leone, Mamba Anonimo... Pingu Pinocchio, esatto. Brando, non so cosa fare. Allora, perché c'è anche Terracotto che mi fa ridere. Il Puccillatore. Il Ghiaccello, dai, il Ghiaccello mi piace, cazzo. Personal opinion, vai. Vai, quasi quasi metto giù il... Metto in deposito il Bamba Anonimo puramente perché tanto è già evoluto almeno una volta. E faremo il Ghiaccello. Ehi! Hey. Come ti trovi nella tua forma di mortone? Mi sembra adatto a te, sai? Trasformarsi in un fantasma simile a una pecora dall'espressione stanca per difendere la gente di Nuova Wirral. Mi piace. Che carino, non pensavo che lo dicesse. Non ditemi se sono forti, se sono... Cioè, ditemi solo se si evolvono. Poi non voglio sapere come sono, ci voglio pensare io a quello. Notte. Si evolvono tutti. Ok, questo è buono. Cioè, tutti si evolvono due volte? Se quasi che metto... Studiate il mio parere. Sì. Se mi chiedete, io vi dico. Dai, facciamo così. Cambia nastro. Mettiamo l'introvelfo. Vediamo di farlo andare avanti. L'introvelfo è un support. No? Colpo, scatto, dolcetto. Dona Pia. Guarda nastro, vai. Che adesivi posso mettere? Terreno gelato, fuoco rapido non comune. What? Cioè, saprei fare... Divisione. Fuoco rapido. Beh, ma aspetta, l'introvelfo... È tutto identico. Cioè, Jack of all trades. Derisione. Fuoco rapido. Vabbè, per intanto vediamo. Potrebbe non essere una cattiva idea averlo, anche soltanto giusto per averlo. Sirenata, invece... Ah, da dove è Eugene? Che si va? Ah, tutte le statistiche si trasforma in Chronoxly o nella sua evoluzione. Ok, ci sta, legittimo. Ma wait. Ah, io statistiche... Tutto identico. Lui, ad esempio, ha più difesa... Ha difesa a distanza, Eugene. Io non ho difesa a distanza aumentata. Quindi lui aumenta la difesa a distanza dei suoi... Ma dai! Sì, ogni personaggio è forte col suo mostro, sì. Curioso. Vediamo un pochino se possiamo mettere qualcosina. Unicast. Chiamo multicolpo. Perché no? Potrebbe non essere una cattiva idea. Allora, in italiano o in inglese? Però sai, invece, preferisco, voglio essere... Posso essere un pochino patriottico, almeno in questo?
Indica adesivi. Colpo. Getto di neve, che comunque è un altro di danno. Fuoco rapido anche. Invece scatto, dono PA e dolcetto, che sono tutti quanti buff e debuff, li metto qua infine. E tu? Cosa vorresti fare? Bloccarmi? Ho un legame speciale con i mai morti della zona. Sarà meglio che tu non ti metta in mezzo. Mai morti? Apocorvolisse? Cos'è Crowpocalypse? Ma... Crowpocalypse? Apocorvalisse? What? What? Nevermore... Ah, Nevermore è perché... Apocrowlips. Eh sì. È perché Nevermore è citazione a Nevermore. È il libro. Ecco qua, muro d'aria. Vai, un getto di neve. Ouch! Non ho fatto quanti attacchi d'area. Bastarde. Un bel muro d'aria mi ha protetto un bel po'. Getto di neve! Sputo! Merda, mi uccidono. C'è un bel focus, figa. Bello un muro di... Minchia, muro di ghiaccio come... Unica pecca del menu? Se parla del nostro, prima del team, levarlo e poi per il nostro... Sì, sì, è vero. Quello è abbastanza fastidioso. Ammetto. Allora. Ghiaccello time! Sono ghiaccello! Boato sonico! Uah! Poi i debuff rimangono sul personaggio, non perché il Pokémon. Perché alla fine io sono il Pokémon. Damn. Porca miseria. Ok, il crit. Puk! Meno male che è velocissimo lui. Lui era uno sweeper fisico. Aia! Merda, ha attaccato direttamente me. Getto di neve raro. Deium. Colpo critico se in vantaggio di tipo. Di restituire tutti i PA dopo l'uso. Me coglioni. Sì, era un flex, sì. Hai spaventato gli uccelli! Coglione. No, no, non voglio rogne. Sto esplorando la zona, non sto neanche facendo le quest. Colle autunno. Questo cos'è? Ah, questo è proprio un... Oddio! Lui è quello che volevo io! Tutto vede? Si chiama Tutto Vede? Si chiama Tutto Vede. All Seer. Sì. Bellissimo. Ok. Martello giocattolo. Sono forte. Così tanto che domani finirò male al punto che cadrò dentro un buco. Tu mi fai uno sputo, tu stai muto.
infatti uso un... Ma l'ho ucciso, che forza che ho! Sono troppo forte. Non posso neanche... Non posso aprire le cose dentro... No! Respawnano, vero? Sì, lo so, ma non... ho soltanto un nastro, quindi non volevo... Ecco, vai. Io e te. Merda, io anche il macabra lo volevo. Questo qua si prendo solo il macabra. Aspetta, c'è un così. Meglio comprare. Ehi, non c'ho abbastanza plastica. Allora. Vai, provo col macabra. Recording. Ok. Sulle risorse. Abra macabra. Oddio. Ah, al normale comportamento di Muri, Abra macabra attacca automaticamente l'avversario a turno. Ma dai. Ok. Dardo macabra, ok. Merda. Dai, 82%. Yes! All right. Sì, a un certo punto ne avrei troppe, sì. Il macabra non è in grado di vedere. Anzi, il macabra non è in grado di vedere, ma ha la capacità di assaggiare l'aria circostante in cerca di potenziali prede. Preferisce farlo da punti di osservazione elevati e spesso trova una roccia o un teschio di animale su cui appollaiarsi durante la caccia. Ma che figo. Colpo e cenno. Scusa, il... ora vedi, non ho più nastri vergini, mannaggia la miseria. Au. Aspetta, in queste risorse. Broadcast. Ah, broadcast è... Cioè, monobersaglio rende una cosa d'aria singola e viceversa, immagino. Infermiera. Minchia! Deium! Are you kidding? Ma è molto forte. Mortone. Mica, consuma un bel po' per l'amor del cielo, però. È la madonna, de. Me coglioni. Cura un bersaglio 50% di massimi. Consuma un fottio, per amor del cielo. Però le cure qui non sono così comuni, ho notato, quindi non male. Ora ci curiamo tanto. Ma qual è il consiglio sulle risorse? Basta che non sia un hack o cose simili. Cioè nel senso un trucco. Ma non posso aprirlo? Perché no? Perché non posso aprirlo? Oddio! Inaspettato. Ah, oddio, ok, era solo momentaneo, ok. Quindi tipo... Ok, poi... Dai, ho una cassa in mano! Confusione troppo post-battle. Va bene, dimmelo. Sono pronto. Carica a molla. Sono carico a molla. Boia.
E basta, non dico altro. Muro di ghiaccio. Ok. Chiama aiuto, ok. Affila, bene. Eh sì, è proprio un... è un ghiacciolo che diventa bestiale. Ok, ora solo capire dove cazzo si deve mettere questo. Oddio, c'è... cazzo, c'è uno di quei... di quegli uccelli del malaugurio, ma... non ho... dove lo metto sto coso? Non trovo l'altro pulsantino da metterlo, sai? Che sia qui. Non amo che non posso vedere bene le cose, però... non sono random. Sì, sì, sì. Ah, ma quello l'avevo già capito. L'avevo pure detto. L'avevo già, anche già detto, Religor, che stavo uccidendo apposta i... i crab per avere più plastica. Per fare i nastri. Ho detto anche la scorsa volta. E che ne so io? Ascolta la live, non ho capito. Io... do cazzo devo metterlo io, sto... sto cubetto qui, sto... sta scatola. Ah, minchia, vedo una cosa sopra. Che stiamo andare fino lassù. Che davvero? Aspetta. Colpo rapido. Anche un nastro base. Un nastro base vuol dire che posso... che aveva fatto l'uccellaccio del malaugurio, scusa. Dove sta? L'avevo visto. Non ci sta più. Bastardo. Avevo visto per un istante l'uccellaccio del malaugurio. Vabbè, ma ce ne saranno altri, dai. Non ce n'è uno soltanto. Come cazzo ci arrivo lassù? Fate in giro sto coso in mano. E quello? E quello? Lo voglio. Vai, 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 vieci, vieci! Cosa sei? Sabbia il tempo! Ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio, ti voglio. Devo solo sperare... minchia! Pure! Minchia. Dai. Dai. No, dai, che palle. Sempre così, cazzo. Peccato, eh. Ci tenevo, eh. Riposiamo. Yeah! Questo è tipo uno dei migliori 10 falò che abbia mai acceso. Un falò davvero speciale. Ottimo lavoro, Coroneda. Con quel coso davanti. Pensa se ti esce un bootleg ora. Non portare Yella.
Anzi, ora torno a casa apposta per evitare che questo accada. Mappa. Poi sto skippando tutte quante le cose. Sto facendo dire quasi esclusivamente esplorazione. Ma io sto divertendo, quindi. Bonjour. Nostro base. Ora posso farmene 7 almeno. Figa. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Oui. Well. Au revoir. Au revoir. Ma non ci sono altri teleport in città? Che c'è qui dentro? Ah. Questa città ha resistito per 101 anni, lo sapevi? Ricordo com'era questo posto quando ero ragazza. La città cambia così tanto, così in fretta. Ma le fondamenta, quelle sono rimaste le stesse. Cosa mi dici tu? Ecco il legno. Ce l'hai fatta, grazie dell'aiuto. Mi terrorizzava l'idea di raccogliere tutti quei materiali da solo. Visto che mi hai aiutato, perché non scegli tu lo stile? Un uccello. Mi piace perché l'idea dell'uccello che migra. La Robot Town ce la vedo bene. Perché tu migri in questa città. Ben fatta. Ho sempre vissuto qui, ma molte persone vengono da luoghi diversi e restano bloccate qui. Puro scelse l'uccello. Se questo li fa sentire anche solo un po' meglio quando lo vedono, allora credo che ne sia valso la pena. Ah, minchia, level uppato grazie alla... Ma dai, ha anche recuperato il legno, anche con il nastro base, meno male. Piuttosto, gruppo, perdonami, a sto punto tu però usa Cronoxley. Io continuo a usare l'introvelfo, dai, che poi che non manca neanche troppi, sono pure la sirenata che manca ancora meno. Fanculo, io uso il ghiaccello, invece. Siamo full uccello oggi. 100% uccello time. Sera! Dingo! Ma quanto tempo! Come stai? È bello averti qui! Cosa mi cazzo mi ha preso, scusa? Ti farò cambiare idea. Prendi questo! Tornato dalle vacanze. Dove sei stato, Riccione? Mica sono livello 20, lui è livello 02 e non li one shot. Deiom. Bonk. Ah, oh, vittoria! Sono così forte. Beh, minchia, un bel po' di polpa è andato. Dai parenti. Vabbè, saranno in un luogo i parenti, o... Oh. Oh. Vabbè, ho capito che sono sovrappeso, ma dai, too much! Salto, spaccato tutto! Questo è il nostro ripello in serpente. Ah, provincia di Lecce. Pensate. Quel cagnolignolo. Facciamo così. Boing. Cosa hai fatto di bello? Qualche nuova avventura? Bau! Colpo. Martello. Che bello. In fiamma. Aia. Mi sciolgo. Sono tipo acqua. Diventa, cambia pure colore. Quindi sono tipo acqua ora. Ironicamente, quindi. Sì, ma fuoco si incula da solo. Perché ora io lo one shot perché sono tipo. Perché ti spengo.
Perché spengo la potenza dei loro attacchi perché giustamente spengo il fuoco. Ma dai! Rinverdesse. E può addirittura evolvere la sirenata, mi sa. Le terre morte. Sì, la morte. L'oscurità del mio cuore! È scritto ovunque per fare live. Sì, Religor, perché ho detto, ma sì, dai, alle 21 facciamo live, eh? Sì, va bene. Poi vedo che c'è il gioco bloccato. Ho detto, oh, oh! Io nel panico. Povero Kurunaeda. Cosa sono questi tremoli addirittura? Figa le falene. Au, sono fatto male. Oddio, questa... Ah, qui c'era il coso... Non ci avevo ancora entrati qui. Fammi entrare. Il bevi esaurito? Cosa vuol dire il bevi esaurito? Ci dovrebbe essere il bevi? No? Che cosa? Questa è una stazione ferroviaria? Nessuno ha mai detto che c'era qualcosa del genere a Nuova Wirral. Sì, un max di usi, ma solo per... Questi sì che sono funghi grossi. Cos'è? Oh, Kurunaeda! Eugene! Vi stavo aspettando. Non ti temo, Conostagio. Ho già combattuto molti della tua specie. Per favore, non paragonarmi ai Conostacei senza cervello là fuori. Io sono Magistaceo, servitore a contratto dell'infinita Merlinea. Possano i loro treni restare sempre in orario. E non chiederò che cosa ha votato. Dimorare nelle loro sacre sale è un privilegio troppo grande perché riesca a descriverlo. Servire i loro passeggeri è il minimo che possa fare. Esatto. Il che sarebbe a dire? Dimmi dove devi andare e io preparerò il treno al binario A. Molte delle fermate della Merlinia al momento sono inaccessibili. Saranno disponibili una volta che le loro stazioni riapriranno. Ok. Quindi ora è diventato... Proprio così. Sono Magistaceo, servitore a contratto dell'incomparabile Merlinia. E ora ti trovi nelle sue sale. Come te non sono nativo di Nuova Wirral, tuttavia molti qui mi hanno conosciuto. La Merlinia mi ha incaricato di fare da guida per la sua rete ferroviaria. Ok. Manca il biglietto. Dove vado di qua? Se il tizio mi seguisse... Ah, lui non ha peso? Ok. Cazzo oscuro, sei a Torino Lingotto. No, tranquillo, sol fatto mio. Questa è... Ne conosco fin troppe di stazioni, non posso neanche fare la battuta perché la maggior parte delle stazioni... Sembra un po' quella di Stresa, però, ammetto. Cosa c'è qui dentro? Oddio. Dove stracazzo sono? Vai, tu cosa sei, tu? Un gocciolagno! Lo voglio! Voglio un gocciolagno nella mia vita! Cioè, è un rubinetto! Non so neanche come definire ciò che provo in questo momento. Nel dubbio.
Faustier. Vai! Spacca mattoni! Minchia, che botta. Dai, 56%. Dai, Cribbio! Cribbio! Dai! Sì, certo, forse. Forse tir. Punk! Dai! Chiama aiuto! Yes! Preso! Gocciolagno. La capacità del gocciolagno di proiettare potenti getti d'acqua pressurizzata è legata direttamente al suo stato emotivo. I gocciolagni si spaventano e si agitano molto facilmente, il che li porta a usare spesso inaspettatamente gli attacchi d'acqua senza volerlo. Sputo chiama aiuto, bene o male, abbastanza... Ok. Bibibibu. Grazie. Allora, cosa abbiamo qui? Niente. No. Ma se... Oh! Ma mi attacca! Figa, ma hai paura di me, mi attacchi? Ti lagni e poi mi attacchi, bastardo! Madonna mia! Martello giocattolo! Oh, l'ho congelato. Quindi è diventato tipo ghiaccio. E sussulta pure. Cioè, quindi se io ghiaccio l'acqua diventa anche il tipo ghiaccio e sussulta. Cosa è il gocciolagno? E poi tipo acqua, non ce l'ho ancora, quindi... Sono curioso. E dai, lasciami in pace, lagnoso! Ok. Ok. E cosa abbiamo qui dentro? Tetralato? What? Cosa? Cos'è accaduto? Wingloom. Bello Wingloom. Cosa c'entrava? Era dentro il mio... Cosa? Non ha quattro ali. È tetralato. L'ho capito. Punk. Mica, ho pure crittato. La plastica è un isolante. Per certe che tipo plastica posso limitare la portata degli attacchi tipo fulmini. Che figata! Che figata! Merda. Comunque più del 50%. Oh, è incredibile, eh! È incredibile, sia mai, che sculo. Impossibile. Mai accaduto. Cerco di registrare. Dai. Ma perché su di me? Che vuoi da me? Cioè, 37% ti va bene però. Guarda, non mi lamento. Però. Tetralato. Le lampadine sulla testa di un tetralato convogliano una corrente elettrica che attraversa tutto il corpo della creatura. Le luci generate da queste lampadine si riflettono negli occhi, consentendo una perfetta visione notturna. Sì, ma... Ma è forte sto tizio. Bello resistente. A colpo. Sa usare sia mosse tipo elettro che di tipo... Cioè questo tipo normale in realtà anche diventa elettro. E poi... Beh, mica male.
Ok. Tardo ghiacciolo. Tra distanza. Ah, usa la velocità? Usa la velocità invece. Scusa, usa la velocità invece dell'attacco a distanza? Minchia, ha una velocità della Madonna lui! Ma scherzi? Ma è fortissimo al su di lui! Wait! Che tardo ghiacciolo diventa rotto! Credo di aver trovato modo di rompere il gioco. Allora, intanto aspetta che risposto alcune cose, perché carica molla è una passiva, la voglio mettere tipo come a separare attacco gli c'è in alto, attacco a distanza. Ok. Non male, non male. Non mi dispiace, non mi dispiace. Beh, quindi abbiamo finito con questa stazione. Abbiamo fatto un po' un'esplorazione del... Ok. Quindi le stazioni possono nascondere tutte queste cose. Anche la vita reale, ovviamente. Okay, le stazioni mi fanno sempre un... A me mettono sempre un po' di paura, ammetto. Non tanto... No, non paura, ma un po' di soggezione, sì. Componente meccanico. Biglietto del treno. Gloucester. È angoscia, un po' sì, tipo la notte, soprattutto. Dici, minchia, ora che cazzo mi arriva. Oddio, bella animazione. E ora? Huh? Lo senti, Kuronoeda? È come una radio che manda scariche che non riesco a sentire, ma riesco a percepire. Roba da pazze. Devo cacarmi? Non salire su quel cazzo di treno. Oh! Cosa? Come? Come fa quella cosa ad avere quell'aspetto? Mi si sta rompendo il cervello. Direi che è un arcangelo, eh? Siete nuovi giocattoli per la mia collezione. Ne desidero ancora. Le persone sono solo giocattoli per quelli come te, eh? Sì, voi due sarete un'ottima coppia di burattini. Arcangelo Pupazzarok. Pupazzarok, oh mio Dio, ma che paura! Si tiene ha tipo le gambe da... Oh mio Dio, fa paurissimo! Una library reference, for real, for real. Stupendo il design, ain't all right? Ok, tardo ghiacciolo! Ma chi se al modello 3D, giustamente, è sbagliato in questo mondo. Ah merda, non mi funziona il martello giocattolo? Perché ho perso le PA. Ma se rompo le figi? Forse non funziona niente. Il buon vecchio 1-2, esatto. Oh! Mi ha shottato! E l'incubo di stasera ce l'abbiamo. Com'è in inglese? Che cazzo di malissimo? Puppet... Puppetox. Vabbè...
kind of the same thing, voglio dire. Porca puttana, che male. Ma lo ripia direttamente a lui? Ok. Muro elementale. Un bel muro astrale. Porca miseria, che dolore. Dona Pia, vai. Ok, così posso anche curare. Feedback. Ah! Meno male che mi ha pure energizzato. Porca miseria. E mi ruba Pia. Hai preso un pezzo di merda, infatti. Bonk! Colpo vendicatore. Madonna, che paura. Neanche si è mosso per farlo. Infermiera, io curo me stesso. Non ho mai detto che avrei... Ok, ottimo. Dolcetto. Copertura glitter. Ora voglio capire, questi treni da dove cazzo arrivano? Cosa sono? Dove vanno? Continuiamo a baffare. Merda. Ariete! Chiama aiuto. Muro elementale forse è meglio. Porca puttana, che male. Che male. Kenki. Non ho mai fatto un muro elementale. Madonna mia. Gli arcangeli sono bellissimi come idea, sì, sono d'accordo. Che fighi. Sono davvero fighi. Feedback. Porca puttana. Curati. Allora, ci butto un altro muro elementale perché ora come ora mi conviene tenere tutto il possibile di difesa. Randellata. Poraccio. Sì, Eugene. Ma basta rubare Pia! Anche perché ora Eugene ha soltanto lui. Uff. Chiama aiuto. Muro d'aria. Poco alla volta ce la fo, però. Ok. Porca miseria. Sì, ho capito, Flavio. Fammi giocare tranquillo. Se volete darmi consigli, ditemi. Curo, posso darti un consiglio per combattere? Cioè, perché sennò... è un po'... Tanto, per il momento, all'inizio del gioco è facile. Perché giustamente il gioco all'inizio deve essere facile. Quindi, non... Sì, sì, un consiglio. Sì, 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 lo so, lo so. Lo so che lo fai con... Con buon... Come si dice? Con buona... Ma se uso un oggetto, in effetti...
scusa. Non è una cattiva idea. Sì, mi ero dimenticato l'esistenza degli oggetti. Feedback fa male. Mi fa sussultare addirittura. Campo. Uff. Ci butto un simpatico morso. Pestaggio. È una foto infermiera apposta perché ho terrore che... minchia! Manca pochissimo, eh. Feedback non dovrebbe shottarmi. Ok, forse ce la fo. Ce la fo. Stella cadente! Poi! Here we go! Uva upgrade. Praticamente... minchia. Me la sono cavata bene. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino s'allungherà alquanto. Vola Oriente sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Le mie bambole! Avete ucciso le mie bambole! Che paura. Piacere di conoscerti, amico col cappello. Dimmi, stai cercando un nuovo lavoro? Parliamone. Non badate a me. Upgrade, un bellissimo upgrade. C'è sempre qualche mostro che crede di poter giocare con la vita delle persone. Arcangeli o uomini sono pericolosi allo stesso modo. Quindi, giusto per essere capirci, hai visto anche tu il tizio fluttuante col cappotto rosso e la testa a triangolo che risucchiava l'arcangelo, giusto? Chiedo per sicurezza. Comunque, dicevi che stai seguendo una pista. Quale? Vola Oriente sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco. Non mi sembra un granché. Va bene, andiamo. Le informazioni scarseggiano. Potremmo cercare qualche indizio da Arbor Town. Oh, posso level upare Sirenata? Vai. Decibella! Bellissimo! In natura sono state avvistate pochissime decibelle. I primi abitanti di Nuova Wirral raccontavano di aver visto draghi bianchi tra le nuvole, ma non è chiaro se stessero vedendo le decibelle o se fossero semplicemente impazziti. Che bello! La decibella. Tu che dici? Stavo pescando con la mia barca nelle acque a nord di Colle Autunno l'altro giorno e non indovinerai mai cosa ho trovato nella nebbia. Era un ufficio vecchio e noioso in cima a una scogliera a strapiombo sul mare. Quelle specie di zombie che gli giravano attorno mi hanno davvero fatto venire i brividi. Ok. Quindi mi consigliate di...
La Ranger Wilma è arrivata dal municipio per rifornire il mio stabilimento di nuove scorte. Questi nastri cromati sono più efficaci di quelli base. Interessante, ne sai pas? Nastro al cromo. Pensa a te. Me li consigliate di prenderli? Beh, gli direi, ne posso prendere anche 5 volendo. Mi li prendo. Sono tipo le Mega Ball. L'equivalente delle Mega Ball. Comunque devo dire, sai che è una genialata sta cosa qui di mettere il limite? Poi si può mettere... Vuoi mettere una... Questo fondamentalmente è una pozione max. Ma ne puoi tenere solo 5. Così non puoi accumularle, no? Perché se ne fai 1000 inizia a stallare. Non so se portarmi con me Kaylee per... oppure andare avanti... Andare avanti in altro modo. Sì, anche revitalizzante, esatto. Non l'ho mai usato, peraltro, però. Però esiste, effettivamente. Forse hanno qualcosa che ci sarà utile per la nostra eterna battaglia per la giustizia. Peperino. Mortaio a ghiande. Randellata, colpo critico se in vantaggio di tipo. Non male. Colpo vendicatore. Vabbè, per intanto aspetto. Oggetto di supporto, ruba PA. Bordi taglienti. Inciampo, copertura ghiaccio, fabbrica di PA. No, come si chiama quella matita? Ah, perché riavvolgi il nastro. Perché riavvolgi il nastro. Giustamente. Che figo. Ciao tesoro, se sei qui per iscriverti ai Ranger hai mancato Yante per un pelo. La troverai all'avamposto del parco, si trova a nord della periferia, non puoi perderti. Ok, grazie. Figa. L'ho appena comprato tutte quante le cose che avevo. Mi hanno detto che c'è un mostro che indossa una muta da palombaro e che ti dà il potere di nuotare in qualsiasi acqua se lo registri. Ah sì? Punti scarabocchiati dicono: credo che alcuni mostri maturino in forme diverse a seconda che sia giorno o notte. Ma dai, che figo! Sì, è vero? Comprato quella chat cringissima. Mamma mia. Vabbè, ma... Perché sa molto di Fellow Kids. No, mi è uscita... È uscita prima. Dal cellulare quando sono di vedere me stesso. Perché c'ho sempre il cellulare davanti con la vostra chat per vedere quando scrivete, così posso guardare da lì. Fatto sta che... Ah, ditemi se un certo Pokémon mostro si può evolvere di giorno o di notte. Cioè, non ditemi cosa, come... Perché brillavi? Perché un... è tipo elettro. È tipo elettro lui. Ah, la falena si evolve di notte. Cento per cento, vai. Ora un pochino meno. No! Sempre 100%. Easy! Eccolo qui, bootleg. Lui non è un conostacio, ma è un... è tipo elettro. Quindi è un cono elettrico. Tuonostacio. Bello tuonostacio, ma alla fine... Ci sta perché l'idea è che bene o male ha lo stesso suono, conostacio, tuonostacio. Ci sta. Dardo ghiacciolo! E dardo ghiacciolo è rotto su di lui, perché ha una velocità della Madonna, e solo che lui funziona con la velocità, cioè è rottissimo. Che
quindi si brillano, capito? Sono i bootleg, perfetto. Si scopre una cosa nuova ogni giorno. Anche se si sta allargando quella pozzanghera, peraltro. Tuono statue. A me sta divertendo un sacco comunque. Sì, il mio primo bootleg. Anche perché non ho tantissime ore di gioco. Questa è la seconda volta che lo gioco e lo sto giocando soltanto in live. Ok. Sì, me l'hai già spiegato, viaggio veloce, grazie. Ok, qui non c'ero mai stato. Quanti? Oddio, non volevo andarci qua. Ah, c'è anche un introvelpo. Vabbè. Din 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 din. Ecco, la cosa buona è che... in basso a destra. Non darmi questo tipo di consigli, non li desidero, per favore. Se mi perdo, volentieri vi chiedo consigli. Perché sennò poi perdo il desiderio di esplorare perché mi dite dove... No, tranquillo, tranquillo, te l'ho detto per quello. Ripeto, so che non lo fai perché... cioè, lo so che non lo fai per aiutarmi, ma io preferisco andare un po' a cazzo di cane e vedere che cosa trovo. Mi diverto di più. Ad esempio... qui che cosa c'è? Qui in basso dovrebbe esserci qualcosa. Qui c'è il vento e non posso farci niente. Ok. Qui sono pulsanti ma sono come spenti, quindi... non credo ci si possa fare nulla. Il mostro fa quell'effetto che sarà bootleg. Un bootleg non fa senza vedere una cosa, se non è un altro mostro. Ah, ok, va bene. Questo era quello... un'altra stazione ferroviaria. Un'altra stazione ferroviaria, eh? Quest'isola nasconde molti segreti. Ehi, questo è il mago... bene, che posso fare per te, Coronaeda? Esatto, la Merlinia è una rete sotterranea di stazioni ferroviarie che si estende per tutta Nuova Wirral e anche un po' oltre. La Merlinia non parla con i mortali. Ha scelto me come intermediario per interagire con te. Molto bene. Cos'è? Cassa chiusa. Ok. Cioè, la Merlina non può essere trascorsa a piedi, perché... ovviamente per il gioco e perché devi farlo soltanto così, ok. Ok. Beh, il binario B è quello che usiamo per i viaggi interdimensionali. Tuttavia, tutte le partenze dal binario B sono state annullate per i prossimi 642 anni. La Merlinia mi dice che si tratta di un contagio psichico. O forse una guerra.
Sono lieto di informarti che gli arrivi al binario B sono tutti in orario. No, non volevo andare qui, mannaggia la miseria, volevo andare qui. Allora. Ecco, ora lì ci sono un paio di mostri che voglio, quindi... Ecco, tipo il tutto vede. Tutto voglio. Spacca... Spaccalo... Spaccalope? Antilope... Spacca antilope? Spaccalope? La voglio. Vai, registrala. Ok. E ora... Nardo ghiacciano! Beh, raffreddato. Beh, direi che la chance è bella più alta. E ora si abbassa. È comunque più del 50%. Dai, cazzo, è incredibile, eh. Perché io 29%? Perché sono lo sfigato che... Polsi lo prenderei oggi? In teoria sì. Ci spero. Sette meraviglie. Eh? Fanculo, registrazione fallita. Sì, perché 5% curo flash 50, ma guarda, non c'era nessun tipo di dubbio. Ghidardo ghiacciolo! 100%. Non posso fallire, in teoria. Guarda, ora riesco a fallire... No, nonostante tutto è ancora 100%. Ok, meno male. I tutto vede compaiono per lo più di notte, fluttuanti a diversi metri da terra. Prendono il loro nome... dal loro comportamento inquietante. Sembrano osservare silenziosamente gli umani di passaggio con un solo occhio scarlatto che non batte mai le palpebre. Minchia, attacco a distanza, difesa a distanza, è tutto, ma è tutto speciale lui. Sarei curioso di vederlo. Devo evolvere un pochino tutti, poi vedo se mi ispirano. Tu, pezzo di merda, ora entri a far parte della famiglia. Recording! Tardo ghiacciano! Dai, 56. Oh, sì, finalmente! Alright! Quando uno spaccalope raggiunge l'età in cui puoi difendersi, si procura un'arma improvvisata dall'ambiente circostante. In genere preferisce i pali di metallo strappati direttamente dal terreno, con tanto di zolla in cui erano piantati. È bello veloce, attacco mischia, bello alto. Sì, fondamentalmente anche questo è uno sweeper. Carino. Chi è che l'ha lappato? Sentito il level up, ma... Non ho visto di chi. Ah, non evolve. Ok, allora già non mi piace. Grazie per avermelo detto. Ho sognato quest'isola da bambina. Non te l'ho chiesto, però. È strana, sta cosa. Se ci pensi, non te l'ho chiesto. E ho intenzione anche di ucciderti in un solo turno. Vai. Se non usi peperino, sei fottuta. Pium! Madonna mia, che male! Martello già giocattolo! Disintegrata. Spenta. Terreno gelato.
Non è male, treno gelato, siccome noi abbiamo l'altra cosa che si basa su velocità. Non è un luogo magico, questo. Se lo dici tu, mi fido. Questo albero... Nobiladro! Lo voglio, lo voglio. Guardalo, guardalo com'è fiero. Guarda com'è bello il Nobiladro! Davvero mancato? È bellissimo! Non l'ho one shot tanto. Ah figa! For real? Vai, catturiamo il Nobiladro. 20% non è altissimo, eh? 43% già. Figa. E quindi ovviamente fallisce nel... Ok. Bubu settete, vai. Che 89%, minchia quanto è forte. È 69%. Oh yes! Nobiladro. I Nobiladri sono ladri provetti. Ah, i Nobiladri sono ladri provetti e spesso si agghindano con i tesori rubati. Per questo motivo si può giudicare l'abilità di un furto di un Nobiladro dalla quantità di cincaglieri e di chicaglieria che indossa. Si evolve il Nobiladro? O è un altro di quelli che non si evolve? Dai, ditemi che si evolve il Nobiladro. Fatemi contento, ditemi che si evolve il Nobiladro. Sì! Yes! Allora dopo lo metto in squadra. Ci accampi qui, sì. Ora il Nobiladro entrerà a far parte della mia squadra. Volente o nolente. Allora... mettiamo via la decibella, non tanto perché non mi piaccia, anzi, ma perché è già voluta e vorrei farlo proprio qualcun altro. Anche il gocciolagno vorrei vedere, anche il macabra. Sono tanti, porca miseria, il tetralato, tutto vede, sono tante fighe, eh. Snoopin. Mi piace di più Nobiladro. Colpa spavento. Morso. Colpo rapido. Volendo anche... Questo potrebbe non essere male. Tanto a distanza. Ma tanto si attacco a distanza che melee è bello alto, eh? Ma che scherzi il signorino. Ah, ho messo due volte morso, che coglione. Ups.
Cioè, il saltatore diventa il nobiladro? Poi si evolve ancora il nobiladro. Cazzo, è vero. Dipende se si evolve di giorno o di notte? Ok, curioso. Questo sole mi ha insegnato che non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente. È quello che meglio si adatta al cambiamento. Grande Darwin. Trasformiamoci! Va bene, Darwin. Fa tipo lo start a scelta multipla, figo. Bonk. Lanciolino. Come ho fatto prima, rifaccio, amico mio. Ouch. Mi ha spaccato il ghiaccio. Bonk. Attento perché... se ti colpisco così forte di nuovo, mi sa che muori tu direttamente, bro. Mi sa di sì. Arca miseria, l'ho ucciso! Che aveva zero di vita! Poraccio! Pensavo che avessimo smesso di cercare i mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Che bella frase! Pensavo che avessimo smesso di cercare i mostri sotto il letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Ma cosa significherebbe per quest'isola? Questi sono i mostri dentro Dio. Questi sono i mostri dentro Dio. O noi siamo semplicemente sotto il suo letto, lontani dalla sua vista e dimenticati da tempo. Ma che figo come cosa, tipo noi siamo il mostro sotto il letto di Dio. Deium. That was deep. Grazie Darwin per questo. Questa genialità che ci condividi. La battaglia è vinta. Ma perché non si evolve di giorno, si evolve solo di notte, o perché si evolve in cose diverse? Questo ponte è stato costruito con uno sforzo comune. Una cosa grandiosa, a mio parere. Oh wait, questi sassi possono essere raccolti. Se a te scoprirlo. Va bene. Ah figa, si è aperto il coso di là. Boschi di Istam. Pipipipiripipi. Cos'è questo? Cos'è una scimmia? Plasma corno e lampo piteco. Ok. Immagino che uno sia evoluzione dell'altro. Ghiaccio e acqua conducono l'elettricità, aumentano la portata e la distanza da tecnico fulmine. Beh, questo forse non è stato molto furbo da parte mia. Ouch! Elettrizzato. Merda. Beh, dal 66%. Dio! Ok. Non l'ho sciotto, spero. Dai, 100%.
portatore isolante della plastica fulmine lasciano la carica elettrostatica. Che figata. 400%. Ok, e ora sempre 100%. Spacca mattoni. E lo abbiamo isolato. Ok, cattura completata. Effetto elettrico. Ottiene abilità elettromagnetismo. Le teste di metallo dei lampopitechi conducono benissimo l'elettricità e assorbono passivamente le correnti dell'atmosfera. I lampopitechi incanalano questa energia in un campo magnetico, grazie al quale si muovono agilmente a terra e in aria. Ma che figo! E hanno broadcast. E ora? Su interagire con i pulsanti blu? Ok. Ok. E si evolve il plasma corno? Non posso fallire. Quanti ricordi quella fanart? Quale? Però, Voltan per un'altra, ok. Plasmacorni sono lo stadio maturo del ciclo vitale dei lampopiteco, che hanno assorbito abbastanza energia elettrica da crescere notevolmente di dimensioni. I loro campi magnetici sono così forti da attrarre e respingere anche materiali non ferrosi. Minchia, che statistiche! Difesa a distanza, guarda com'è alta. Batteria. Mette a segno colpi critici usato dopo carica. Rombo di tuono. Possibilità nel layout. No right. E c'è il sereno. Evoca un alleato lampopiteco temporaneo. Ma è fortissima sta cosa. Che figo. Ok, allora devo capire come... Ecco, tu gira su te stessa, da brava. Ma, quello è un cespuglio, scusa. No, no, non mi hai visto, dai! Huh? Sai come si raggiunge la foresta di Rendlesham? Non so neanche dove cazzo sono io! Se non tutto vede, ok. Dai, ti distruggerò prima ancora che tu te ne possa accorgere. Stella cadente! Che cazzo ti permetti? Martello giocattolo! Braxfax? The fuck is a Braxfax? Ok, grazie per avermi dato il vento. Sputo di metallo sarebbe un proiettile, kind of. Senza bocca, peraltro, ne sputa, quindi... Braxut. Allora credo di essere bloccata qui. Cazzi tuoi? C'è spocchiuto. No, se le due, chi le due ve ne è shottato. Ok. Bobo 7 te? Cute! Bushai. C'è spocchiuto. Io ti guardo ma tu rimani muto. C'è spocchiuto. Se ti catturo tu chiedi aiuto. La stella cade. Andiamo all'inferno comandato da Ade. Foglia curativa
Foglia, cura, sativa. E questo hanno alcuni MPV all'inizio di ogni turno. Meno male, meno male, meno male. Fa due volte. Come cazzo? Catturato. Pipipipu. I cespocchi si trovano quasi sempre nascosti all'interno dei cespugli, tanto per nascondersi dai predatori quanto per avvicinarsi di soppiatto alla preda. Possono rimanere nascosti immobili e immobili per ore, ma a volte si assopiscono e perdono l'occasione per balzare sul bersaglio. È un tank, tutto il resto tutto quanto. Devo dire che le statistiche sono un po' noiose rispetto a Pokémon. Devo dire la verità. Stella cadente. Spacca mattoni. Eccoci qui. Dandy Leone, possiamo evolverlo finalmente. Alza gli scudi, martello giocattolo. Wow, martello giocattolo c'è anche lui. Anche l'introvelfo al 5, peraltro. Minchia, doppio level up allora. Che hype. Quindi ora con la R. Ok. Metallo corrente profonda. Nastro base. E quindi se faccio R. It works. It fucking works. Sì, ma questo mi distrugge. Non so che cosa cazzo sia. Wait a second. Allora, gruppo. Il ghiacciello. Posso usare degli oggetti? Inventario. Allora, le ribobina. Vai, usiamo la ribobina. Sul ghiacciello. Riavvolgi Chronosly e anche sul mortone. Ok. Allora posso essere pronto per combattere. Vai, sono pronto. Fusione sciame? Cos'è? Orda cespocchiuto. E ora si fondono? In tre? Cos'è? Carica a molla. No, non lo sei. Cavolo 25? Ouch. Ouch. Ma la smettete? Ma non è shottato! Ok, capisco. Capisco. Ok, mettiamo un muro elementale. Tanto è d'erba, quindi posso tranquillamente assorbirlo. Stella cadente su di lui. Dovrebbe spezzarlo all'istante. What? Scusa. Non dovrebbe funzionare. Da Dio? Caccia torcia. What the fuck is that? Non credo di aver capito. Non credo di aver capito. Huntorch. Ho usato un muro. Muro pianta. Muro astrale. Foglia curativa, bastardo. Due volte. Ok.
Alfa con la terra, cazzo. Ok. Piu! Oh, buono. Ok, ci ha spocchiato 4. Infermiera su me stesso. Piu! Ouch! Ouch! Porca miseria, questi vogliono ammazzarmi. Dai, ma... Nobiladro... Vai. Potrei fare il suo. Perché lo posso despugliare. Muro elementale su di lui. Ustione. Ok. Ok. Sradicato. Foglia curativa. Ok. Dai, ma. Ecco, tu continui a curarlo. Io. Lo mordo. Oh, oddio. Ok. Buono, ma mancato, che culo. Bonk. Ok. L'ustione mi sta rompendo i coglioni, per la verità, però. Ouch. Vedremo se hai culo. Oh merda. Caccia vede. Cosa stracazzo è un cacciavede? Ok. Sette meraviglie. Ok. Ah, perché era bootleg, ok. Vabbè. Avrei preteso troppo. Ok. Foglia curativa. Ouch. Uff. Vai. Ognuno sicura. Meraviglia, magari manca. Esatto, perfetto. Foglia curativa, ok. Meno male l'hanno semplicemente fatto le stesse cose. Ora, butto un altro muro elementale.
Il muro elementale è rottissimo comunque. Porca puttana. Ok. Abbassiamogli la precisione, che sono questo. Ok, potenza via. Aia, che botta. Bonk. Bene. Posso anche fare la... Monstro può fare cura d'aria. Ah, non posso catturarlo il boss? Ma dai. Perché non posso? Solo se uccido l'altro? Come funziona? Perché non posso catturare il boss? È quello? Lo vedrai. Va bene, allora lo uccido. Non mi prendo l'inculata se lo uccido. Basta che non prendo l'inculata. Se mi dite non viene inculato, ok. Ok. Guarda, devo solo avere spero di non venire shottato. Ok, che culo, ok, così posso... Tempestà bollente. Gli do lo scudo, ma mi sa esplode comunque. Vediamo. Uff. Paglia curativa. Sto qui continua a curarsi all'infinito. Meno male che è precisione di merda. O comunque perché gliel'ho abbassata. Bonk! Ah, ma dai, caccia, vedi? Era una fusione. Era caccia e tutto, vedi? Ah, ma che scemo. Mica ci avevo pensato. Vabbè, ma le conoscevo già le fusioni, solo non ci avevo pensato. Aia. Ora però hanno ancora migliore come... Hanno ancora una migliore action economy. Non è che sia contento. Ok, a meno che non faccio... Ok, ora non c'erano più la buona action economy. Ok. Ce la fo con il muro elementale, mi sa. Di culo, ma ce la fo. O no? What? Anche col muro? E il muro? Damn, ok. No, il berserk, no! Sono fottuto, mi sa. Ah,
Merda. Merda. Dai. Oh man. Dai. Che palle. All right. Pure perso materiali. Che palle, dai. Knew it, ho avuto sfiga. Ha messo il berserk, altrimenti ce la facevo. Ah. Matite are good. Ho capito, le usate tutte, cos'altro devo fa? Bonjour. Ne compro 5. Il nostro base è 9, per favore. Il nostro cromo non posso più. Au revoir. Au revoir. Allora, riposiamo. Sì. Riposa. Allora, possiamo revelappare ben due mostri, peraltro. Den di leone, dai, finalmente. Tanto, siccome tanto prima... Fior di fauce! Ma che figo, tipo Moai, no? Tipo, come cazzo si chiamano? Non è Moai... Dopo un lungo periodo di ibernazione, si dice che i den di leoni emergano in primavera come eleganti fior di fauce. Fior di leone è un... blossomo. È bello, fior di fauce. Proprio come quando i primi fiori iniziano a sbocciare. Possono emettere feroci nuvole di polline proprio come un drago con il fuoco. Introvelfo diventa... Adirampus. L'Adirampus è la forma pienamente matura di Introvelfo. Dopo aver trascorso molti anni a reprimere le proprie emozioni... Ciao, Harry! Come stai? E fate shoutoutino a Harry, per favore. Adirampus è diventato un bruto massiccio con il desiderio di riversare la propria infelicità sugli altri, specialmente durante le feste. Un po' Grinch. Che cattivo. Fate attacco fisico, difesa fisica, un tank. Pensa a te. Ciao Emma. Ma pensa a te. Questo invece rimane sempre stato un tank. Tank era, tank rimane. Va bene. Li depositerei quasi quasi. Tanto ormai... Dai, mi interessavano... Aspetta, cosa... Guarda nastro. Non avevo preso niente. E Adirampus invece aveva... Effettivamente, fuoco rapido glielo rubo. Cioè, sono forti, per amor del cielo. Però vorrei vedere gli altri. Anche il nobiladro, in realtà, mi sa che aspetto. Aspetta, gruppo. Deposito 1. Deposito 2. E deposito 3, tanto non è neanche una stella. Grampus, sì, Grampi. Allora, è il tutto vede, mi interessa, è affascinante, mi piace. Da quel mood. Si evolve il tetralato? Ci puoi portare... Sì, ma... Con calma. È già evoluta una volta. Probabilmente la tengo perché è buono avere... Krampus, leggenda tedesca. Krampus è... Aspetta, me lo ricordo però. Non ce l'ho, aggiungo il gruppo. Aspetta, il macabra. Cosa che mi manca? Il tutto vede. E mi sa che ho tutto... Esatto, sono già pieno. Protagonista di Babbo Natale, Krampus. Ah sì? È quello che dal... In Krampus, in... Esatto, il boss di Isaac è quello che dal carbone. Sta a vedere che magari c'entra qualcosa. Sputo, che mi aiuto. Cos'altro posso dargli? Allora, ha attacco a distanza lievemente più forte. Abbastanza... Muro di ghiaccio. Corrente profonda. Vai, dai, diamoglieli. No, fuck. Rimetti che mi aiuto. Il macabra cosa sa fare? Colpo e cenno. Cosa fa cenno? Riduce la difesa in mischia del bersaglio. Attacco in mischia molto forte, difesa in mischia bella debole. Ok. Diamo un morso. E il tutto vede.
sputo e alza gli scudi. Difesa in mischia alta, difesa a distanza debole, attacco in mischia debolissimo, ok, carino. Dai, fuoco rapido. Non è antagonista? Krampus fosse il Grinch. Appunto gli dà il call perché è cattivo. Non è l'antagonista, ma è colui che si palese ai bambini che non fanno i bravi a Natale al posto di Babbo Natale. Ah, ma quindi non è Babbo Natale che punisce. È che arriva lui a punirli. Pensa a te. Curioso. Non lo sapevo. Grazie. Allora. Andiamo a stazione di... Eccoci qua. Torniamo dove eravamo prima, anche perché ora ho il potere elettrico, che ora possiamo fare un sacco di cose. E è fantastico il fatto che abbia ottenuto questo bonus, solitamente, cioè soltanto perché ho... Gli eretici controllano Arbor Town, guidati dalla loro falsa salvezza. Damn. Devo andare in basso a destra, no, a sinistra e basta. Sono andato tutto a sinistra, ok. Dirigiamoci in quella direzione e se poi mi distrago con qualche cosetta non c'è male. Ah, tipo qui? Oh, cosa? Così volo... Bau? Cos'è un... Il gruppo Mannaro, cos'è? Perché ha abbaiato? Mi ha abbaiato! Dardo ghiacciolo! Merda! Mi sciolgo! Bonk! Ah, il fumo, perché ho fatto plastica contro fuoco. Pensate. Beh, voi ti per... Ho mancato? Lingua appiccicosa. Au. Bonk. Vabbè. Beh, ha soltanto bomba? Ok. Bonk. Patata bollente. Ma ancora. Io ti colpisco, Amelie. Cazzo bene. Ecco, tienitelo la patata bollente, idiota. Ecco, mo' esplodi. Si chiamava Wolf, sì, ho letto. Spruzzo, colpisce un'intera squadra, figo. Morso, macabra. Ah, vabbè, l'ha già imparato. Tutto vede le sette meraviglie. Una pianeta casuale, molto figo, sette meraviglie. Comunque... Scusa, davvero, mi sono completamente smarrito nel nastro della bomba. Dove è sotterrato quell'osso? In realtà questo è abbastanza spaventoso, vuol dire che alcune persone possono perdersi a forza di trasformarsi. Greve. Beh. Ma no, lui che coglione. Ah, ok. Oh? Oho? Ah no, è sempre un... Sembrava un... non so, sembrava qualcosa di diverso, non so perché. La notte accadono cose strane in questo posto. Che vuoi ci fare? Non c'è niente che possa fare. Che possa fare. E tu? Tu mi compari così davanti e pensi di sopravvivere? Non credo. Però il 5 non l'ho ancora usato. Tibibi boom. Grazie. Bene. Andiamo avanti. Allora. Cosa vuoi tu? Uh-oh. Ehi, tu! Questo posto non è sicuro. Anzi, ehi tu! Ehi tu! Questo posto non è sicuro. Lanciolino è molto figo. Anche perché mi dà idea di qualcosa di stadio metà. Che se evolvi ancora diventa un fico. Madonna che male.
Martello giocattolo! Goodbye. Oddio, perché stai attaccando lei? Ma che figo! Questo è Falenic evoluto? Tokusetto? Ma che figa! Ambe levo di Falenic. No, non le ho viste tutte e due. Che stai dicendo? Quando ho visto tutte e due? Ah, Wingloom è l'evoluzione di Falenic. Ma dai! Di quanto sei... Falenic di giorno e Wingloom di notte. Cioè, Tokusetto di giorno e... Vai. Tardo ghiacciolo! Dai! Carato metallico. Arco 2. Spacca mattoni. Davvero? Ci sto mancando tutto. Dai, tutto vede. Con un nome del genere non può mancare. Più 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 più. Oh. Folata. Non ci credo. Fuoco. Fuoco su aria crea un muro. Merda, ma è fortissimo. Risonanza 1 su 3. Il personaggio si frantuma e viene sconfitto all'istante. Cosa? Ok. Ponk. Ok. Stella cadente. Rete idrica. Abramacabra, eccolo qui. Abramacabra è bello forte. In qualche modo credo che tu abbia ragione. Ma non ho detto niente. Come faccio ad avere ragione se non ho detto... Vabbè. Eccolo lì, vedo qualcosa. Non ti voglio corsare lo sguardo. Pugile scappato. Qui giù c'è un... giù c'è il coso, ma non posso prenderlo. Tokusect è bellissimo. Ma sai che non l'ho capita però? Tokusetto. Cioè insetto, Toku... Cosa... Cioè, un personaggio sempre di Diabolic? Non l'ho capita. Fossile. Ripristina automaticamente tutti i PV del 0 si diventa petrificato. Minchia, quanto è specifica. Oddio, posso utilizzarlo per saltarci sopra, tipo... Mamma mia, sono un fico. Ho usato il banco fosse un cazzo di Minecraft. Allora, possiamo chiacchierare con... Devo lavorare sulle mie grida di battaglia. Le tue cose? Yeah. Sì, tipo quando sto combattendo e subito prima di trasformarmi grido qualcosa tipo... Via allenanze! Oppure trasformazione! Trasformazione non è molto originale. Ci sto lavorando, ok? E se gridassi... Modalità mostro! Pensi che funzionerebbe? Mi farebbe sembrare un duro? No. Ma magari ci lavoro su un altro po'. Poverino. Però anch'io lo sono dell'opinione che sì, se urli sei più figo. Mi sta divertendo un sacco sto gioco comunque. Non voglio fare troppo tardi, ma... Allora. Anche se devo continuare a modificare gli adesivi perché... Se no impazzisco. No.
Eugene Patata, mi piacciono le tue frasi d'effetto, sì, sono d'accordo. Per me puoi continuare a dirle, non è cringe. Prendi questo! Allora, tutto vedi. Questi li avevo già sconfitti, forse. No, non li ho sconfitti, a quanto pare. Proprio quello che stavamo cercando. Qualcuno da battere per dimostrare il nostro valore ai Ranger. Aspirante, aspirante 2. Già il fatto che abbiate dei, non abbiate dei nomi, ma abbiate dei numeri, non vi fa... non vi dà grande credibilità. Dardo ghiacciolo! E uno morto. Non hai fatto niente. Sei morto prima ancora di poter fare qualcosa. Vergognati. E tu pure. Dona Pia, ok. Chi voglio prendere in giro? Non sono bravo abbastanza per i Ranger. Una cosa a proposito. Kronosly. Aspirante 1, aspirante 2. Più danni per slot vuoto. Ma a questo punto sai che... è una buona tutto, cazzo. La carica molla è obbligatorio. Stavo giocato, le spaccamattoni, bella forte. Momento di evolverlo? Cazzo, è vero. Ma, scusa. È levelappato ora? Prima non lo era. Non era pronto per evolversi. Aspetta che salgo sopra... sopra la scatola. Eccoci qui. Intorno a un falò nella natura, sapendo che qualche bestia gigante potrebbe attaccarci in qualunque momento. Pensi anche tu quello che penso io, Coronaeda? Non lo so. Stai pensando... questa è proprio la vita dei miei antenati cavernicoli. In realtà sì, lo penserei. Avevo ragione, lo stavi pensando anche tu. Tenero. Vai. Robin Dam. Cioè un Gundam. Gundam. O Gundam, non so qual è se pronuncia corretta. Robin Hood. I Robin Dam sono abili tiratori, con i loro archi e frecce di plastica. Con i loro archi e frecce di plastica, bellissimo! E sanno colpire il bersaglio con una freccia ventosa da 300 passi di distanza. Sono orgogliosi della loro mira e ancor più del loro senso di giustizia. Devo dire la verità, non mi piace granché, però che ci devi fa? Era molto più bellino da prima, devo dire la verità. Ora di spazi liberi. Sì, li lascio liberi apposta, perché così il martello giocattolo fa ancora più male. E qui? E qui cosa abbiamo? Fanculo! Non ne parliamo. Ok. Porco il... ok.
Prima troppo per troppo poco. Non conosco le mezze misure. Ah. Ma un attimo fa non era... Non si era acceso, scusa. Ne ho spento soltanto uno? Cos'altro c'è? What the fuck? C'è un altro coso che devo spegnere che non ho toccato? Si chiede terza volta era da clip. No, dai. Non sto capendo. Oddio, ho fatto volare anche il Pokémon! Madonna, è enorme, ah, sì, Eugene è il tizio. Che scemo, sto dicendo, come cazzo si chiama? Ci ho mancato. Idiote a distanza. No, mi sono sciolto! No, non è vero. Perché non mi sono sciolto? Vabbè. Domande troppo complesse per gente come me. Cos'è 24 il nostro Eugenio? Che altro? Come cazzo è che faccio accendere anche l'altra? Ah, fammi pensare. Se io faccio questo, riesco da qui. E da qui cosa cazzo cambia? Oh! Si spiegano molte cose. Ma pensa a te. Ah! Amore mio grande Kurunaide, ti saluto. Bye bye. Grazie mille della compagnia, Angela. A più tardi nel caso. Refraction Rewind 2 will be the death of me. Io l'ho fatto oggi. Ho fatto 203 turni. 5 giri. E 203 turni invece. Complimento. Ok. Nastro boh, minchia, fa tutta sta cosa per un cazzo, fondamentalmente. Però ok, capisco. E mica che sfiga. Ma sì, amen. Cioè, sinceramente, io neanche del primissimo Railway ho fatto l'ultimo coso. Ma me ne frega relativamente un cazzo. Cioè, ovviamente mi sarebbe piaciuto farlo, però... Tornatene a casa, il posto dei Ranger è mio! Cazzo vuoi? Ma poi è ancora un intro elfo, mamma mia. Ma ti spacco, non voglio anche guardare... Però sì, cioè, nel senso, sti cazzi, non è neanche così tanto bello il coso, è solo per collezionismo. Per collezionismo l'avrei voluto. Però, amen. Davvero non me ne faccio una questione di stato. I Ranger non mi prenderanno mai. Sono troppo introvelfa. Ma vaffanculo. E tu che vuoi? Hai le carte in regola per entrare nei Ranger? Sì. Però è bello che il fatto che devi aspettare un attimino per diventare Ranger. Solitamente nei giochi ci impiegano tipo 0 secondi, tipo... Ehi, tu, sai il tuo nome? No. Sei benvenuto nei Ranger, amico. Almeno qui devi un attimo... Effettivamente sapere che... Cioè, e poi è anche una cosa che fanno sembrare abbastanza prestigiosa. Esatto, un bambino con 10 anni molto contrariato. Bibibi boom. Nice. Sembri promettente. Dovresti entrare. Meglio. Ah. Pestaggio. Non male. Scusami, pestaggio? Di che cos'è? Fisica? Sì, potrebbe essere buona per Robindam.
pestaggio. E in base a... Scusa, spacca mattoni è 4 due volte. Questo è 60 due volte. Questo è 5, questo è 4. Però ciascun membro di una sta... della... Cioè, quindi ad area. Ma sì, guarda, teniamo anche questa, va. No? 5% di danni in meno sul martello giocattolo, ma sti cazzi! Tanto vi rubo quello che c'è qui dentro. Il grano. Ayante. Ayante, piacere di conoscerti, giovane. Well... Beh, che te ne pare di questo avamposto? È rimasto abbandonato per molto tempo. Con qualche lavoretto l'abbiamo trasformato in un punto di sosta per i ranger stanchi. A cosa servono i ranger? Mi piacerebbe dirti che difendiamo la gente di Nuova Wirral da un'implacabile orda di mostri. Ma il più delle volte facciamo lavori saltuari per la comunità. Niente di esaltante. A parte il fatto che Kaylee continua a ripetere che voi due avete affrontato un arcangelo insieme. È vero. Archangels. Siamo sicuri che gli arcangeli esistano, ma le nostre interazioni sono state... fugaci. Riuscire a sopravvivere a un incontro del genere sarebbe una dimostrazione di grande forza d'animo. All right. Corona Eda sa farsi valere in combattimento. Lo posso garantire. Beh, che ne dici, Corona Eda? Vuoi candidarti per entrare nei Ranger? Candidarmi? Gli apprendisti hanno il compito di incontrare tutti i capitani Ranger di Nuova Wirral e di superare le loro sfide. Dal momento che hai un grande talento nel combattere i mostri, sono certa che i capitani vorranno mettere alla prova le tue capacità di combattimento. E chi sono questi capitani Ranger? Si vede proprio che sei nuovo. Gli apprendisti che superano la prova diventano Ranger a tempo pieno come Kaylee. I ranger hanno molta responsabilità, ma niente che li metta davvero in pericolo. I capitani, come me, gestiscono l'intera operazione. Cerchiamo di proteggere la comunità di Harbor Town e pensiamo a risolvere le situazioni più pericolose. Ok, ora ho capito. Ecco, prendi uno di questi. Homo sapiens, Terra 21S. Noi sono della Terra C137. Posso avere caffè gratis? Right. Ogni volta che supererai la sfida di un capitano, ti verrà timbrata questa scheda. Quando l'avrai completata, vieni a trovarmi e potrò registrarti come ranger ufficiale. Ogni capitano ha perfezionato la propria strategia di battaglia. Non si tratta solo di forza bruta. Dovrai imparare come adattare la tua fatica man mano che procedi. Pensi di potercela fare, Corona Eda? Sono pronto. Questo è lo spirito giusto. Ok. Comunque, devo tornare in città. Se hai bisogno di me, passa al quartier generale. È l'edificio con mezza nave incastrata sopra. Non puoi sbagliare. Ma mi hai saltato. Un saltatore si è nascosto dietro un angolo e mi ha teso un'imboscata. Sinceramente, è una fortuna che ne sia uscito tutto intero. Se gli si dà un giocattolo, questo mostro elfico non si allontanerà dal suo cammino, altrimenti finirà per essere consumato dalla rabbia. L'introvelfo... Se all'introvelfo dai martello giocattolo? Giocattolo come il martello giocattolo? No! Geniale! Bellissimo! Quindi è incazzato perché nessuno gli ha mai fatto un regalo! No, povero! Povero! Povero cucciolo! Per questo si incazza e diventa aggressivo, no. Poverino.
Oh, wait. Aspetta. Da qui. Saltiamo qui. Da qui affrontiamo lui. Ah, no. Ehi, ehi, ci siamo già incontrati? No, di sicuro mi ricorderei una faccia come la tua. Beh, se cerchi merce a buon mercato, sono la persona che fa per te. Ma non mi piace rimanere fisso per troppo tempo. Spero che il mio look non ti metta a disagio. Ho scambiato la mia maglietta con una giovane donna che l'ha regalata a un orso qualche tempo fa. Che non si dica che non sono dedito alla causa della distribuzione. Dai un'occhiata al mio catalogo, ti va? Sì, minchia, la vendi a metà il prezzo. Nastro riciclato. Nastro pieno d'acqua. Ok. Peperino non comune. Dolcetto non comune. Bello dolcetto non comune. Botta di scudo. Minchia, usa... usa difesa invece dell'attacco. Porca puttana, che forza. E randellata. Bello. Non male. Ah, gli elfi lavorano alla fabbrica dei giochi. Ah, perché l'elfo di Babbo Natale. Quel tipo di elfo. Pensate. Magnete. 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 Tu che dici? Ehi! Hey! Voi su Chiterra fareste qualsiasi cosa per gli abitanti di Nuova Wirral, tranne togliervi di torno. Io non sono su Chiterra. Carl. Pezzo di merda. Tordo ghiacciolo! Un introvelfo. Sì, quel Carl. Quale? Non l'ho capita. Ma chi, Karl Marx? Nebbia. Luce precisione di attacchi a distanza che non sono tipo acquario, ghiaccio a 0%, cannone a ossa. Minchia. Oh, mi sbagliavo, tu combatti per la gente, non contro di essa. Sì. Idiota. Botta di scudo. Botta di scudo non è per niente male. Ah, è Marx. Pff, che scemenza. Chi è che usa principalmente difesa? Figa, che palle che non si riesca a vedere per bene. Non ho nessun mostro che è particolarmente difensivo. Lui solo veloce, infatti dardo ghiacciolo è rotto. Piuttosto mi posso anche dargli qualche... un ciampo, non me ne frega un cazzo, devo passare... aumenta normalmente la velocità dell'utilizzatore, enormemente è molto interessante come... qualche randellata, complimento, affila, niente. Nel suo caso, siccome dardo ghiacciolo è così forte, beh, dovrei vedere come si evolve. Spero che non mi deluda, perché mi piace un sacco
il mio big boy, un ghiacciello. Niente soldi, nessun problema. Offriamo un finanziamento al tasso vantaggioso del 10.000% annuo. Succhia terra. Pedon morto. Magari cambio Pokémon perché sì, qui sono forti, ma faccio sempre la stessa cosa. Bonk. Nobiladro. Bonk. Minchia, one shottata. Bim 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 boom. Nova Wirral non ha una valuta, quindi non c'è ancora un modo per estinguerlo. Nel frattempo, però, gli interessi continuano ad accumularsi. È una truffa perfetta. Bastarde. Devo arrivare da sopra. Così posso planare sul... Eccolo lì, l'uccellaccio del malaugurio. Devo passare da qui. Come cazzo faccio ad arrivarci? Sembra apparentemente esserci modo. Apparentemente. Jackie? Cosa abbiamo qui? Meditazione. Oh. Ok. Cioè lui dorme o nel frattempo recupera PV o aumenta le statistiche? Quello è un proiettile? Ci sono... sono dei proiettili quelli? Sono dei Pokémon proiettile? Ah, mi serve una pausa. Se riesci a battermi in una battaglia veloce, ti racconterò qualcosa di questo posto. Ok. Consulente di storia. Un terracotto. Faccio sempre la stessa identica cosa, amici miei. Quasi quasi però cambio perché... sì, è molto forte il... l'uomo giocattolo, ma... Fucil Raptor è... Veloci Rifle. Bellissimo! Cazzo, potevamo farlo velocile. Che fucile, velo... Evaporato. Scaldare un tipo acqua con un tipo fuoco fa scoprire un vapore bollente che cura il tipo acqua a mano che si ricondensa. I personaggi con vapore riacquistano più PV in un solo turno. Ma che figo! Dai, manca pochissimo per level up. Sappiamo dalla capitana Dreadful che questo posto si estraeva metallo. Ma molte di queste non sembrano esplosioni controllate. E non riesco a trovare tracce di attrezzi da minatore o di esplosivi artificiali. È possibile che l'intera area sia stata scavata da pallottoli... da pallottolotti nel corso di secoli. Quindi o la capitana si sbaglia o i pallottolotti hanno distrutto le prove. Oppure... forse le prove sono diventate i pallottolotti. Che ne pensi? Non lo so, ma voglio un pallottolotto. Minchia, l'ho shottato. Aia, ma si distruggono quando muoiono i bastardi. Sono diventato tipo veleno. Ouch. Merda, li uccido, vero? Eh sì.
vittoria, ma a che prezzo? Lo volevo catturare. Sfasamento. Gli attacchi di utilizzatore possono colpire i fantasmi. Eh? Come passiva. Bullettino. Oddio. Ci ho mai morte. Recording. Dai, 69%. Yes. Scatto di pallotto. Non ci credo! Jack e la Gathering, esatto. Il pallottolotto ha un solo meccanismo di difesa. Precipitarsi a capofitto verso il pericolo quando va nel panico. È una pessima idea, ma il pallottolotto lo farà sempre comunque. Ha solo velocità! Attacco a distanza, figo. Che figo. Anche il mai morte voglio. Anche il mai morte è bello basso di possibilità. Sì, quando vengo colpito vengo energizzato. Bonk. Yes! 73%, dai! Vale la pena notare che il Maimort non ha un becco. Indossa una sorta di maschera di porcellana da medico della peste. È meglio non scoprire quale volto si nasconda sotto la maschera. Un sacco di PV. Bene. Multisparo. Au, au, au. E ora il pallottolotto lo esplode, giusto? Colpisce solo l'utilizzatore. Ah, no, l'area a tutti. Sì, compreso gli alleati. Yes! Lo ottiene di base non comune, peraltro. Beh, ma allora scusami, allora non è neanche più una cosa... Scusami. Ma allora... Io pensavo di aver fatto la giocata della vita, ma in realtà è già strutturato nel farlo. Scusami, allora. Togli adesivo. Scambia adesivo con... Dov'è? Dardo ghiacciolo non comune. Con tanto di togli adesivo. E oserei addirittura dire togli adesivo. Una cosa soltanto fa. Dardo ghiacciolo. Però ha 1, 2, 3, 4, 5, 45% di critico in più. E 35% di danni extra. Beh. Quindi ora si uso Shift. Quella roccia è crepata da una parte. Potresti spaccarla in due con uno scatto. Ma che figata. Quindi ora io posso fare... No. Tipo posso superare le... Che figo. Così abbiamo anche liberato le cose. Qui manca un po' di tutto, ma... Quindi qua ad esempio... Io sì.
Poi in realtà qui riesco tranquillamente a saltare. Solo che poi dovrei... Ma merda. Ok, ci sono quasi, eh. Yes! Mi sento un fico. Merda, ma è buio, buio forte qui, eh. Nuova Londra nelle terre morte. Che cazzo stai parlando? Terre morte. Cosa c'è qui dentro? Niente. Stanno in aver morte. Ok. Nastro per tostapane. Ok, quindi... The Gin and Tonic! The Gin and Tonic! Mo bevo il Camparino. The Gin and Tonic! Lo amo. Lo amo. Distillato. Mi ha confuso. Ok. Dai, fa sussultare. Un nobiladro, cannone di vetro, glass cannon, ma che figo! Ok, non ucciderlo. Merda, che botta! Geniale, gin and tonic. Colpo d'energia. Au, cos'è un Eldritch Blast? Beh, intanto mettiamo la nebbia. Se si vuole attaccare a distanza senza mosse di acqua, ghiaccio o aria, non mi colpisce. Tanto io... Tanto il nastro base non mi costa niente, ci provo. Che è 11%, figa. Bordata di bottiglie. Tanto non può colpirmi. Un pochino cosa si riesce a fare. The Gin and Tonic si evolve. E la scheda non tanto manca perché c'è ancora la nebbia. È 28%. Immaginavo. Lo meglio che posso fare è continuare a provare. Potrei usare il nastro al cromo, ma... Mi secca.
povero. Vabbè, di 2%. Invece questo lo aumenta del... Non vanno le clip? Come mai? Merda. 10%, come ti pare. Funzionava col 10% e ci facevo un... Capisco tutti quanti, però magari... No, confuso no. Merda, mi ha ucciso. Merda, che roba però. Ah, ti pare che ce la fo. Niente. Incredibile. All right. Vabbè. La cosa positiva è che, bene o male, ora possiamo riposare e far evolvere il ghiacciolo. Il nostro fratello ghiacciolo. Il ghiacciuccello. Dai, vediamo l'evoluzione e poi chiudiamo. Tanto oggi abbiamo fatto una live bella divertente. Io mi diverto sempre con questo gioco. Tu che dici di bello? Non riesco a parlarti. Conosci Meredith? Ripara tutte le elettroniche in città. Ok. Grazie. Ma ottimo. E qui che abiti? Niente male. Aperto anch'io, capito io. Allora, direi, prendiamo un altro po' di nastri base. Non fanno mai schifo. Riavvolgi. Se ci sono. A rivuare anche te, amica mia. Tu che dici? Capitana Buffy. Ok, grazie. Dai, vediamo un po' che l'evoluzione del ghiacciolo. Is this an hangover? Non lo capite. Dai, ghiacciello momento, vai! Ghiaccesoia! Cioè... Ora è un... Ha preso contro un gin tonic. Touché. Cazzo, però ha aumentato tutto di attacco in mischia, niente di velocità. Figa. Di norma, le ghiaccesoie brandiscono due lame formate interamente di ghiaccio che usano per attaccare. La loro tecnica di attacco più comune è usare le lame come fossero due metà di un enorme paio di forbici. Sì, un po' particolare che abbiano voluto... Come si dice? Che palesemente funziona con... Dardo ghiacciolo, ma poi... non gli aumenta la velocità. Vabbè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi ora abbiamo 7... 49%, quindi quasi 50% di danni in più. E un bel 63% di critico per slot vuoto. Me coglioni. Con sti cosi non si sa, esatto. Principalmente perché ci sono i ranger che li difendono. Tu cosa sai ora? Quante cazzo cosa sai? Madonna. Donna di metallo. Sì, l'ho visto anch'io, sai. Va bene. Per intanto io oserei dire che abbiamo fatto sufficienza. Mi sono divertito un sacco. Quindi, ragazzi, grazie per aver visto questa live. Noi ci sentiamo la prossima volta.
tipo potenzialmente domani oppure dopodomani. Vediamo. Rimanete sempre a guardare e scoprite quale sarà la cosa. Buonanotte ragazzi. E ricordate sempre, that's life.